Bentornati, terzo e ultimo faccia a faccia tra i due candidati sindaco che si sfideranno tra pochissimi giorni. Ormai siamo alla vigilia del verdetto finale per la fascia tricolore dell'Aquila. Alla mia destra Massimo Celente, candidato del centrosinistra, sindaco uscente, benvenuto. Grazie. Alla mia sinistra Giorgio De Matteis, candidato del progetto politico L'Aquila città aperta. Sono stati giorni molto caldi di campagna elettorale, siamo agli ultimi fuochi, cominciamo ad affrontare uno dei due temi più importanti del giorno e poi parleremo anche di una parte di programma, di un aspetto tecnico. La relazione sul piano di ricostruzione. Il capo di gabinetto del ministro Barca ha detto che non c'è nessun parere. Lei aveva detto che qualcosa c'era. Qual è la differenza? Cosa c'è e cosa non c'è? Se lei legge il comunicato di Celotto, che viene dopo le polemiche sollevate da sì. Giorgio De Matteis in interrogazione parlamentare, certo. Dice non c'è una relazione, ci sono degli atti interni, dei documenti interni, ora si chiami come si vuole. Comunque io, dato che ho parlato di questa cosa, io mantengo la parola data, quindi il 22 abbiamo detto che la porto a voi, sì. Quindi se lei è d'accordo se ne farà una trasmissione in cui spiegheremo anche tutti i passaggi. Questo è un mio impegno, diciamo. Assolutamente sì. Si possono anticipare perlomeno in larga, come dire, alla buona, i contenuti di questo atto interno a questo punto? Beh, non lo trovo molto corretto. Diciamo che il dato che emerge è che si tratta di alla luce del 77, il piano di ricostruzione di un piano strategico, non è un piano urbanistico, né tantomeno un piano di cantierizzazione. Io per questo ho trovato che alcune osservazioni degli architetti che vorrebbero inserire addirittura la cantierizzazione. Sì, non sono molto d'accordo con loro. No, io non sono. No, loro dicono che manca esempio la cantierizzazione, questo non è previsto. E soprattutto che non deve essere uno strumento, non può essere uno strumento urbanistico, mentre ritengono che, quindi approvando la metodologia da noi applicata, e quindi il frutto di questo lavoro, che ricordo è stato un lavoro comunque con confronto nella città, certo. Con 6 adunanze pubbliche, l'udienza pubblica abbiamo svolto, votato all'unanimità al Consiglio Comunale, segnalano invece un problema che abbiamo, che è quello che la Regione in questi 3 anni non si è accorta del terremoto dell'Aquila, proprio non ha fatto nessun atto, quando sarebbero stati necessari, probabilmente essendo la Regione quella che è amata per diciamo così, ormai a livello costituzionale, a comporre le leggi urbanistiche, a dettare regole urbanistiche, dicevo, avrebbe dovuto almeno fare 2 tipi di interventi. Quali? Da un lato trovare il modo di velocizzare le norme e dall'altro dare ulteriori strumenti di pianificazione. Lei pensa ad esempio al discorso che noi abbiamo, che parliamo per i piani di costruzione solo il centro storico, ad esempio come accelerare per quanto riguarda quella parte, noi abbiamo una parte che deve essere fatta come era e dove era, perché noi abbiamo dopo Arezzo il maggior numero, certo, di edifici vincolati. E al contrario c'è una parte che noi vogliamo, su cui si può agire secondo piano regolatore e possiamo fare secondo piano regolatore, ma secondo quali norme? Le puoi chiamare piani di recupero, no? Del centro storico. E in questo caso deve avere gli strumenti più agili che solo una legge regionale ti può dare. Quindi lei imputa alcune responsabilità alla regione? No, io non imputo responsabilità, io segnalo. Mi sembrerebbe strano. Ho sentito una voce, certo, io sentivo un eco, c'è cioè un disturbo in sì, cuffia, sì. Io quello che dico è un dato di fatto, al contrario di quello che è successo negli altri terremoti, sì. La regione Abruzzo, per quanto riguarda la nostra situazione, non ha ritenuto necessario procedere ad alcun provvedimento legislativo nel settore urbanistico che ci potesse aiutare. Adesso noi identificheremo quali sono i punti che emergeranno in cui sarà necessario che la Regione assuma, mm-hmm, ci dia una mano, diciamo così, dopo questi 3 anni nei quali ha avuto tempo di riflettere, e faremo delle proposte. Lei il 22 verrà qui con l'atto, ma il 23 andrà a Palazzo Silone a chiedere questi provvedimenti? Ma guardi, io credo che sedendosi intorno a un tavolo, adesso che il presidente Chiodi non sarà più commissario, facendo la gioia di tutti gli altri sindaci che hanno ormai dichiarato che non ce la fanno più,
e tornerà a essere Presidente della Regione. Io credo che ci guadagneremo tutti, perché sedendosi intorno a un tavolo, questa volta con ruoli istituzionali e nell'architettura della ricostruzione ben quelli delineati, no? I ruoli c'è normali. Il governo, ci sono i comuni, c'è le la cose regione. Andranno meglio. Come è andato in Friuli, come è andato nelle Marche, come è andato nell'Umbria, come è andato anche in Molise, cioè torneremo a questa cosa. Io credo che sarà possibile trovare il modo di lavorare insieme bene, perché si rimuove questa anomalia assolutamente nuova, che non ha precedenti, che non ha assolutamente funzionato, perché fra il governo, la regione ed i comuni c'era questa struttura commissariale, e di fatto probabilmente, ad esempio, ha inibito anche le iniziative da parte della regione. Tant'è vero che Chiodi di questo atto interno non ne sapeva nulla, e in questo vado da De Matteis. Questa distinzione tra parere, atto interno, documento, che ne pensa lei? Penso che sarebbe il caso di rimandare le dichiarazioni di Massimo Cialente durante l'intervista in questa emittente, dove ha parlato di una relazione che aveva in macchina e che avrebbe potuto esibire, una relazione che il ministro... Ha confermato questa promessa, tra l'altro. Una relazione che aveva in macchina e che avrebbe potuto esibire, con il ministro che gli aveva chiesto non parlarne. Lei ricorderà, io ho anche chiesto se gliela avesse consegnata il ministro, mi ha detto di no. Ovviamente se il ministro gliela ha consegnata, mi stupisco del fatto che poi il ministro che non gliela ha consegnata gli abbia chiesto di non parlarne. Ma al di là di questo, già testimonia insomma come vengono affrontate le cose da questa amministrazione in generale. Ma quando c'è un capo di gabinetto di un ministero, Alfonso Celotto, esatto, che dice con grande chiarezza: non esiste alcuna relazione governativa in cui si esprimano giudizi sul piano di ricostruzione del Comune dell'Aquila, che è esattamente il contrario di quello che dice Massimo Cialente, perché, ripeto, magari conviene rimandarla quella trasmissione, perché abbiamo ascoltato alle parole del sindaco dell'esistenza di una relazione con un giudizio positivo, quindi non abbiamo ascoltato null'altro che non fosse questo, e quindi se continua a insistere sulla relazione, evidentemente il ministro è un bugiardo. Faremo in modo che il ministro, che è un bugiardo, ci dica a questo punto dov'è la verità, soprattutto perché poi, al di là di questo aspetto, che è anche un aspetto risibile, perché di fronte a questo credo far fare la figura del bugiardo a un ministro, insomma, è abbastanza robusta come dichiarazione, e soprattutto poi vogliamo capire questi tre esperti nominati, adesso vedremo anche se uno di questi è parente, non è parente, lo zio, non è lo zio, perché qua ormai si rimbalza su notizie incredibili, sì, del ministro anche stesso. Questo, sì, il ministro stesso, dico anche questo, è abbastanza poco singolare, ecco, diciamo singolare, per capire bene che cosa sta accadendo sulla testa degli aquilani in merito a questo argomento, perché questo atto, che comunque finalmente anche dal sindaco Cialente si capisce essere necessario, è un atto che deve seguire delle procedure previste dalla legge, non delle procedure previste da me o da altri, sono procedure previste dalla legge. Non si è tenuto conto di quello che veniva dichiarato da tanti, compresi gli ordini professionali. Ricordo che soltanto un paio di giorni fa sono uscite ulteriori richieste, osservazioni da parte dell'ordine degli architetti, dei periti, parlavano di un piano di ricostruzione che non prevede neanche la valutazione dei sottoservizi. Questi sono i documenti dell'ordine degli architetti. Mi pare che, oltre a entrare nel dettaglio molto preciso di alcune argomentazioni molto tecniche che riguardano e da che non, ovviamente, tecnici, ovviamente non potrei, però ci sono delle considerazioni generali che credo sia il caso rileggere, perché al di là degli aspetti meramente tecnici, che già di per sé contemplerebbero la necessità da parte dell'amministrazione uscente, che non ha voluto fare, tener conto di osservazioni che sono previste dalla legge e che comunque anche dal punto di vista, diciamo così, generale dovrebbero essere considerate, sono gli architetti, gli ingegneri, la città stessa. Invece si è preferita fare una cosa singolare, evitando queste procedure previste dalla legge e dal buon senso, si invia al ministro Barca un atto che in questo momento è ancora incompleto, che deve essere valutato sulla base dei presupposti mancanti, ad esempio, di questo. Però tipo non di è vietato inviare al ministro. Non c'è dubbio che non è vietato, è molto singolare ed è molto irrituale che non si tenga conto della città, ma si invia un ministro che nomina questi esperti. E una pillola. Possibile, magari due righe, per dire ciò che sarebbe potuto accadere e che non è accaduto. Velocemente, no, perché sono tre righe. Perché guarda, il dibattito. Sì, sì, la tempistica di elaborazione del piano di ricostruzione non ha giovato alla qualità del piano, che doveva costituire il disegno della città per le prossime generazioni. Mi pare già sia abbastanza evidente. 2 anni sono rimasti infruttuosi
sotto l'aspetto propositivo, e non c'è mai stato l'auspicato e più volte richiesto scambio di idee e collaborazione con le categorie professionali operanti nel settore. Questo è l'ordine degli Mi pare che sia abbastanza evidente come sia stato impostato questo lavoro. Oggi c'è il Ministero che dice delle cose molto chiare. A questo punto il sindaco dice ancora che evidentemente il ministro è un bugiardo. Chiederemo al ministro a questo punto di conoscere quello che è successo. Quando vedremo l'atto su questo piano, soprattutto, ne scopriremo di più. No, soprattutto vogliamo capire bene, ancora prima di vedere l'atto, com'è possibile che se possa esserci un ministro che viene chiamato bugiardo, devo dire, perché questo signor Celotto a questo punto parla come nome per conto. Però la presenza di atti interni non è contraddittoria rispetto alla presenza di un foglio scritto. Infatti vogliamo conoscere cosa siano gli atti interni dei tre esperti nominati. Anche chi sono i tre esperti? Non c'è dubbio, no, li conosciamo i tre esperti, uno è lo zio, l'abbiamo detto. Sarà interessante anche capire come mai si può affermare di avere una relazione in macchina e poi magari dire che questa relazione non c'è, ma erano atti interni. Ci faremo spiegare molto bene dal ministro Barca e anche perché sono accadute queste e stanno accadendo queste cose sulla testa degli aquilani. Una pillola velocissima sull'osservazione fatta dal sindaco prima: in questi tre anni la regione Abruzzo come ente, lei c'è dentro, sì, ha tergiversato sull'urbanistica? Sì, abbastanza risibile questo discorso, perché vede, appena detto il sindaco, che non è un piano urbanistico il piano di ricostruzione, allora deve mettersi d'accordo con se stesso, se non è un piano urbanistico, ma è un piano strategico. Primo, perché hanno chiesto le osservazioni? Si chiede per un piano urbanistico, no? Le osservazioni si chiedono alla città, piano regolatore, per capirci, così chi ci ascolta magari si rende conto. Se il piano di ricostruzione, dice il sindaco, non è un piano urbanistico, perché si sono chieste le osservazioni e poi non se ne tiene conto? E se non è un piano urbanistico, ma è un piano strategico, a che cosa serve la regione nel momento in cui sul piano strategico procede il comune, come peraltro aveva proceduto il sindaco nel passato? Perché il piano strategico, attenzione, che già esiste sull'AIA, certo, che aveva, non ha mai chiesto il sindaco al comune di adempiere ad alcunché alla regione, perché sono due strade completamente diverse e differenti. Tanto è vero, voglio, sì, tanto è vero pensiero, che avrebbe potuto tranquillamente e dovuto procedere da due anni, perché se l'avesse fatto il piano di costruzione che oggi arriva in queste condizioni, chi oggi dovrebbe dare l'intesa prevista dalla legge, non da me, lo prevede la legge, starebbe a casa da almeno un anno e mezzo. Lapidario, cioè, che doveva fare non ha fatto la regione? E glielo dicevo prima, doveva fare alcuni provvedimenti, sì, certo, che si adattassero a una situazione abnorme. Quali, ripeto, per esempio? Trovare il modo di rendere più fluide le procedure. Ma su un piano strategico? E secondo, la possibilità... Ma c'è un disturbo in cuffia. No, e è che secondo, non rispondi. Parliamo una volta. Ogni volta che sta in difficoltà, rendere più facili, sì, le norme sulla biologia. Ma se non con una legge regionale? Legge 18. Con una legge, qual era lo strumento normativo? Con interventi di legge regionale, come si è su fatto? Cosa? Scusami. Facci capire, perché sarebbe una interessante sta capire. Sta rispondendo alla domanda. Io non ho interrotto. Lei alla fine deve dare il voto a chi è più composto. Lo faremo. Si ricorda il voto? Soprattutto a chi dice meno bugie. Daremo il voto anche il voto sui contenuti è un conto Io magari. Io vorrei dire questo. Quindi una legge regionale serviva. Per cosa? Io credo che vadano e verranno fatte adesso, che vadano adattate delle norme in questo momento da parte delle leggi urbaniste rispetto a una situazione che non era prevista. Questa cosa, tra l'altro, non la dico io, cioè la dico perché è quello che è successo. Se lei vede ad esempio la corposissima produzione di leggi da parte addirittura in Friuli fu una valanga, ma ad esempio l'Umbria ne ha fatte tre addirittura. Però ora, c'è un commissario con l'Aquila. Appunto, io credo che il problema sia stato proprio questa cosa del commissario. C'erano i commissari in Umbria, no, non mi sfugge. Dopodiché, chissà chi era. Ero per l'assistenza pubblica. Cosa? Dopodiché, quello che stavo dicendo è che adesso si può giocare, se una cosa di 30 pagine, 35 pagine, si chiama relazione, atto interno, tomo, tesi, quello che vuole. Abbiamo scoperto il numero di pagine intanto. Scusi, l'importante, io credo, e dovrebbe essere una cosa che ci dovrebbe far piacere come e rendi la nota. Servirà a chiunque di voi due diventi sindaco, servirà a chiunque di voi due diventi sindaco, non ce l'ha in macchina. Uno strumento che noi ci siamo dati in tempi brevissimi, perché se lei pensa che si è trattato di fare un piano di ricostruzione
per oltre 2.000 aggregati, questo per 400 ettari. Ne abbiamo già parlato in un anno e mezzo, abbiamo su fatto questo, una grande produzione. Su questo non sarete mai d'accordo e vabbè, ma i lettori si formano la loro opinione sfiscerando le vostre dichiarazioni. Quello, l'ultimo documento, noi gli ordini professionali, sì, sia chiudiamo su questo perché dobbiamo cambiare tema. Hanno partecipato. L'ultima osservazione hanno partecipato. Mm-hmm. E no, ci abbiamo fortunatamente verbali di queste riunioni. Dopodiché io vorrei dire l'ultima osservazione che hanno fatto, sì, degli architetti. Che è lecita, io non ho niente da dire. Noi non la condividiamo perché, che cosa dicono loro? Due aspetti. Dice mancano i sottoservizi perché non sanno che i tre progetti per i sottoservizi sono 7 mesi che sono stati proposti al commissario Chiodi, che non sceglie il nodo di quale tipo di intervento si deve fare per i sottoservizi. L'altro aspetto è quello che loro dicono, serve nel piano di ricostruzione il criterio della cantierizzazione. È quello che ha detto all'inizio. Oh, cosa che non rientra non nel piano di ricostruzione. No, dovrà essere fatto da un'altra struttura, come abbiamo fatto per l'intervento sul complesso, molto complesso, sulla messa in sicurezza, in cui il comune ha una propria struttura, okay, che insieme con i direttori dei lavori e con le imprese trova il modo di organizzare la coesistenza ai cantieri, come abbiamo fatto ad esempio per due gru in piazza del teatro. Okay. Si tratta di intervenire, capire come far coesistere i cantieri, ma questo è un problema. Quindi non queste osservazioni non le condividete. Va no, bene. Non la condivido. Dobbiamo cambiare tema. Oh, dopo se non andiamo ad lunghi. Esempio, le dico veloce. Noi abbiamo il piano di Onna che abbiamo votato a settembre. Sì. Il piano di costruzione sul quale non capisco perché non abbiamo avuto l'intesa, era un fatto simbolico. Una delle osservazioni che ci sono state fatte e che manca nel piano di ricostruzione il senso di direzione dei marci, anche questo camion, è un ritornello nei cantieri. Adesso il piano di ricostruzione non può essere un piano anche di questo l'abbiamo già sentito anche e questa è una cosa che io credo che è un ritornello. Dopodiché guardi, l'importante secondo me invece è arrivare a definire questa vicenda, sedersi, ripeto, intorno a un tavolo con la regione. Perché la cosa necessaria che si sarebbe dovuta fare, ma poi non si è mai fatto, sì, è che una situazione abnorme come la nostra si risolve in un solo modo, poiché essendo assolutamente originale, cioè senza precedenti, sì, tu come la risolvi? Poiché incontri ogni giorno un problema, un ostacolo, un intoppo, una discesa, una curva pericolosa, lo puoi fare solo se stai intorno a un tavolo e volta va per bene volta. Questo messaggio è molto chiaro. Cambiamo tema. Beh, direi che non mi pare il cambiamo caso. Tema perché sul piano di ricostruzione sì, servirebbero 4 o 5 trasmissioni. 15 minuti per dire una falsità clamorosa perché non è il problema la cantierizzazione. Allora, siccome dobbiamo cambiare tema. Sì, ma con però. Massimo Cialenti io ormai porto soltanto le carte. Su questo non scusi, non riuscite a trovare un'intesa. Non è l'intesa, perché non dico io, lui un viene punto di e ragione. Parla di una sua posizione. Io parlo di posizione degli altri, qui di cantierizzazione non si parla, qui si parla della rivisitazione di tempi adeguati prima dell'approvazione, si parla della mancanza di modalità di finanziamento, si parla dell'approvazione del piano che deve essere proceduto dalla VAS, si parla di Valle Pretara pur avendo contestato loro il superamento dell'ipotesi del master plan alla cervellotica e arbitraria planimetria, poi voglio, possiamo continuare, decisamente allora, non siccome sono no, non sono d'accordo, ma neanche vengono considerate queste cose. La cosa grave è questa, quando si tenta come al solito, anche in maniera un po' patetica a questo punto, di spostare sempre sugli altri, a parte il fatto che Lorenzetti e Iorio, Molise, Umbria citati, sono addirittura uno è ancora commissario, figuriamoci un po', Iorio è ancora commissario, quindi il problema è il commissario. Il problema era fare un buon atto di programmazione e di previsione della ricostruzione della città che non è stato fatto. E siccome non è stato fatto, ed è stato fatto male, per ovviare a questa, se ce la vogliamo dire tutta e dirla agli aquilani, per ovviare a questo aspetto si manda a qualche amico che deve avere magari qualche nomina di esperto, parente, e che ci deve dire che magari... Questo lo vedremo quando uscirà l'atto. Non solo, ma lo vedremo prima, perché chiederemo al ministro Barca adesso di cominciare a capire bene chi sono stati nominati, perché sono stati nominati, e questi atti interni, come dice il sindaco, se ci sono, dove sono, e gli chiediamo anche se questa relazione che il sindaco aveva detto prima è mai esistita o no, perché oggi abbiamo appreso che il sindaco dice che il ministro è un bugiardo, e questo ci sono 30 pagine di atti interni che prima o poi vedremo. Sì, prima c'era cambiamo una relazione, tema, dobbiamo cambiare
gli atti interni. Dobbiamo adesso cambiare tema. Anche questo al ministro. L'importante sia un pacco di fogli di carta di una cosa, vedremo i contenuti. Ma possibile che uno che si è occupato sempre di urbanistica continui a confondere, come dice lui, un piano strategico con un piano urbanistico? Se non è un piano urbanistico, l'hai detto 20 minuti fa in un'altra sede, come si fa a chiedere alla regione? Peraltro, voglio dirti, Massimo, quando il tuo amico in regione di Rifondazione Comunista, come si chiama, Pescara, Acerbo, sì, è stata proposta la velocizzazione dei tempi, non per l'Aquila, per i comuni, per poter accedere, provvedimento certo, di cui per poter parlato. Velocizzare, si è opposto con 4.500 emendamenti. Magari sarebbe stato opportuno anche che il tuo partito, forse, insieme a tanti altri, si fosse... La fondazione non è mai stata tenuta col sindaco, diciamo. Però dobbiamo cambiare tema. Mi pare che sia in coalizione, no? Dobbiamo, adesso sì, dobbiamo cambiare tema. Mi era sfuggito. Parliamo di casette di legno. Sì. Ce ne sono un migliaio all'Aquila, diciamo così. Sì. Se fosse un partito, se fossero 1.000 voti, varrebbero il 2,5%, ma probabilmente ci sono più di 1.000 voti dentro le cassette di legno. È un partito con cui converrebbe apparentarsi, volendo fare una battuta. Come andrà... Visto come vanno gli apparentamenti... infatti arriviamo pure a quello dopo. Forse come, meglio... come andrà affrontata? Se lei sarà sindaco dal primo giorno, come si porrà rispetto al problema dei manufatti temporanei? Sono due cose da dire con grande chiarezza. Sì. Uno, le 1050 circa 1040. Case realizzate, sì, secondo 1048, realizzate per la precisione, realizzate secondo la delibera 58, che poi è certo stata annullata dalla delibera 145, il che vuol dire che si bloccava la produzione, chiamiamola così, di nuove casette, e si manteneva da parte del comune, perché lo diciamo chiaramente, si manteneva da parte del comune soltanto una possibilità, che è meglio che si sappia, perché il comune questo ha deliberato, e cioè che potessero restare dentro le casette cosiddette di legno, questi manufatti temporanei o provvisori, realizzati solo le persone che avevano ancora case E, giusto? Inagibile. Perché non vorrei sbagliarmi, Massimo, la 145 questo dice. Quindi di fatto il comune ha prodotto un atto che, se non viene modificato, crea di fatto grossissimi problemi ai signori che hanno realizzato le casette. Tenendo conto, uno, perché c'è un voto normativo, cioè il comune in questo momento è fermo, ha detto, adesso abbiamo detto, guardate, potete stare dentro le casette solo voi che avete le case e comunque non potete produrre più. E quindi che si fa nei confronti delle altre? Punti della radio? Non c'è, quindi un atto del comune. Lei che farebbe? Posso finire? Perché perché c'è un altro aspetto. Altra cosa con cui si è cercato di confondere le idee, e questo va a discapito di chi ha realizzato il manufatto, sono gli abusivi, che invece sono tanti. Senza autorizzazione. Esatto, e che sono fuori dalla ogni normativa e ogni provvedimento. E su quelli non c'è tema di smentita. Lì non è il comune, la regione, la provincia, lo Stato. No, là non c'entra nulla. Là si procede d'ufficio. Quindi lei che farà per gli uni e per gli altri? Per gli uni ci procede già la prefettura e gli organismi previsti, la forestale. Per gli abusivi parliamo. Questo è evidente. E per chi invece si trova nel vuoto normativo? E lì bisogna cominciare a distinguere. Quelli che hanno realizzato su terreno alluvionale o su terreno a rischio idrogeologico non lo potevano realizzare. Lì verrà chiesto a coloro i quali hanno presentato i progetti, cioè i tecnici, come gli è venuto in mente. Va bene, perché nel momento in cui si è presentato in comune quell'atto, chi ha ricevuto questo atto in comune, quando lo ha preso, lo ha visto o no? Perché se lo hanno preso e lo hanno poggiato su un tavolo, è molto grave che questo sia accaduto, perché nel momento in cui uno viene e vede, perché bisognava presentare anche la particella, non mi sbaglio, certo, la particella, dov'è? Sì, no, invece sì, un atto di notifica. No, mi sentivano anche il progettino, e sul progettino veniva rilevato. Sì, ma era una notifica, scusami, non c'era esame. Ti sto dicendo, siccome lì bisognava avere molta attenzione, allora te la dico ancora più chiara, se si fosse fatto un atto serio, proprio per evitare che si potessero creare questi problemi, dovevate scriverci sopra, e quando si prendeva il progettino, chi la prendeva, non è che la piglia e la poggia, Massimo, perché questi che hanno realizzato, di fatto... Ricordiamoci anche i tempi in cui è stata fatta questa cosa. Non c'è dubbio, ma proprio per questo motivo, quando si dice, attenzione, che si potrebbero creare oggi i problemi per il domani, vedi progetto caso, per esempio, questo era l'attenzione, non perché non si dovesse fare, perché era... Però una emergenza. Il cittadino con la casa ristrutturata, che ha speso 100.000 euro per la casetta di legno, con De Matteis sindaco, dicendo, cosa dovrà lo fare? Sto dicendo, chi ha presentato, adesso verranno chiamate. Non il tecnico, ma il cittadino. Chi l'ha presentato il progetto? Il cittadino. Il presentato... Però ecco, i soldi li investì il cittadino, non quindi c'è dubbio. Ci rivolgiamo a lui in questa fase. Non c'è dubbio, ma qui se si continuiamo a confondere il cittadino con quello che è successo poi nell'amministrazione, che è un grosso problema, attenzione, perché qui qualcuno... il ditino ce lo deve mettere sul problema. Quando il comune prende la notifica, come dice il sindaco, e non ha valutato, lì si è fatto il primo gravissimo errore,
perché lì andava detto che chi ha costruito su terreno alluvionale non lo può fare, ma non è che lo dice il comune, lo dice la legge. E non doveva farlo neanche subito dopo il terremoto. Non c'è dubbio. E non si deve fare, non si può fare, ma lo prevede la legge. E che fa? Il comune supera una legge dello Stato? Non si può fare, tant'è vero che adesso sta procedendo il comune con degli atti ingiuntivi per demolizioni, perché così deve fare e non può fare diversamente. Sui per queste persone, ovviamente. No. Poi sono questi a rischio idrogeologico. Chi se l'è fatto in altra situazione deve andare a verificarsi, primo, il vuoto normativo proposto dal comune, quindi il problema è andare alla verifica per singolo caso. Siccome si tratterà non di migliaia, perché erano 3 o 4 mila, ma tenendo conto degli abusivi, sì, si andrà a valutare per singolo caso, tenendo conto di dove è realizzato, cosa ha realizzato. Certo, se uno mi realizza un manufatto di carattere temporaneo per andarci a dormire per qualche tempo è una cosa, ma chi mi realizza una villa a due piani, non è proprio temporaneo. Ci cominciamo a chiedere chi ha ricevuto, proprio perché chi ha ricevuto, il comune ha fatto l'errore, creando danno al cittadino. Se lo avesse ricevuto e avesse letto quell'atto, gli avrebbe potuto dire il comune che una casa a due piani, villa a due piani di 120 metri quadrati, forse non viene considerata una struttura temporanea prima di entrare in casa. E questo ha creato il grave danno al cittadino. Lo strumento normativo per fissare i criteri di valutazione caso per caso, quale sarà? Una delibera? Beh, prima di tutto una delibera che prenda atto di questa situazione di vuoto normativo. Secondo, una verifica in sede regionale, questa sì, perché si tratta di materie urbanistiche, di come andare a verificare singolarmente, caso per caso, cosa può essere sanato. E sanato, attenzione, non uso il termine sanato, in senso, no, la sanatoria dello Stato, tombale, arrivederci, andare a vedere cosa si è realizzato, dove si è verificata questa realizzazione, se è compatibile con le norme esistenti e se bisogna modificarle. Perfetto. Eventualmente. Eccellente, lei poche settimane fa, un mese fa forse, ha fatto una conferenza stampa assieme all'assessore Riga dicendo che sulle casette non c'era bisogno di nuovi atti normativi. Sì. Invece. Perché la delibera 57... dice 58 dice alcune cose. La prima diceva avete la possibilità di realizzare questo manufatto temporaneo, stiamo parlando, sì, e secondo i vincoli e così via, e poiché era una situazione, era maggio, giugno, una situazione drammatica, non c'era il piano casa, non c'era nulla, bisognava solo dare la notifica al comune, perché tu ti impegnavi, tu cittadino, a fare quelle strutture che vedemmo nascere, ad esempio nei cortili, nei giardini delle case, queste piccole casette che se ne vedono tante. Quindi era solo importante che ci venisse comunicato. Ora, e ne abbiamo 1040, 1045. Adesso esistono tutta una serie di casistiche diverse. Allora, con la delibera che abbiamo assunto, appena, che diventerà operativa appena la regione finirà la microzonazione censuaria del nostro comune, su cui c'è voluto troppo. Abbiamo le aree a vincolo decaduto, che di fatto daranno la possibilità a coloro che hanno costruito lì sopra di acquisire un diritto edificatorio. Non a tutti però. Tutti quelli che hanno costruito sulle aree piccole bianche. Gli altri sono? Bianche, sono circa 250. Quindi diciamo le avete normate, no? Che abbiamo risolto circa un quarto del problema. E gli altri? Poi molti, secondo i rilevamenti che stiamo facendo con questo confronto degli aerofotogrammetrici, sì, si tratta in effetti di parecchie di queste manufatti abbastanza piccoli che, essendo stati realizzati in giardino, più delle volte rientrano negli standard di disposizione della casa, cioè tu avevi la possibilità, si tratta di strutture anche modeste, metri quadrati, una trentina, 20, di meno 30 metri quadrati, che rientrano nell'interno dello standard. Si può chiudere un occhio, diciamo così? Devi fare comunque un atto del comune. Che chiude a quel occhio, punto, sì. il cittadino se intende mantenerlo, perché qualcuno potrebbe anche decidere, passando la paura, di smontarlo, potrà dimostrare che quei metri quadri, quindi metri cubi, rientrano nello standard, perché lui lo poteva fare. Tra l'altro io le ricordo il piano casa del governo, quindi insomma c'è la possibilità di realizzare questa cosa. Eleviamo un'altra fetta. Quanti? Di questi. Queste ancora non le posso dare il numero, perché ancora non abbiamo accesso. Ci arriverà. E le ville? Poi aspetti. Continuiamo ad andare avanti. Poi abbiamo coloro che hanno realizzato su terreno agricolo. A questo punto dobbiamo capire come, sia in sede di stesura del piano regolatore, sia con il recepimento di una legge regionale
che prevede la possibilità, ad esempio anche per i non coltivatori di reti, sì, avendo più o meno a corpo sino a un ettaro di terreno, la possibilità di avere sino a 100 metri quadri. Quindi questo vuol dire che, dato che il massimo manufatto era di 95 metri quadri, certo, oltre non era possibile, sì, quindi la villa di 200 metri è di fatto un abusivo. E poi ancora abbiamo, e quindi anche qui si può capire cosa succede. Di poi abbiamo la problema, quantificazione dei terreni. No, no, neanche di queste, okay, perché adesso stiamo andando a uno studio veramente uno caso per uno, caso, sì, si tratta di 1040, tolti gli abusivi puri e così via. Poi invece abbiamo questo problema di coloro che hanno realizzato il rischio del geologico. Lì non qui si scappa. La prefettura è stata nettissima. Il prefetto, più della prefettura direi. Sì, sì, diciamo, il prefetto e tutto il comitato per la sicurezza, sicurezza e l'ordine pubblico sono stati particolarmente determinati, anzi con noi sono stati molto pressanti per procedere a questa demolizione, che da un punto di vista appunto di sicurezza, di coscienza, diciamo così, interessa lo stesso cittadino che ha sbagliato a farlo lì, perché egli si trova di fatto in pericolo di vita per sé e la sua famiglia, insomma di sicurezza. Però a questo punto io vorrei introdurre un altro elemento velocemente, però perché rapidissimo. Noi, io ne ho fatto una grande difesa contro alcune forze dell'opposizione, in particolare il gruppo dell'MPA, per realizzare le casse di espansione. Oh, sul fiume. Siamo in un argomento: le casse di espansione, le vasche delle trote. Adesso su questo progetto, se Madonna, questo progetto verrà finanziato per dal lei, CIPE, risolutivo, l'ha già così detto. Come lì abbiamo salvaguardato alcuni edifici che erano stati realizzati nell'interno di quelle vasche dove non si sarebbe potuto assolutamente fare nulla, perché sono le aree più esondabili del nostro, certo, territorio, a questo punto noi avremo la possibilità di mettere in sicurezza l'intero comune, tutta la Valle della Terna, diciamo così. Questo innanzitutto permetterà di mettere in sicurezza il nostro nucleo industriale, quindi gli interventi da parte di Ardingo, di Don Pemmi, Narini, sì, e così via. Per evitare un nuovo 2 dicembre. E dall'altro credo che potrebbe portare di colpo, nel giro di un massimo 18 mesi, in sicurezza anche gran parte di queste strutture realizzate. Quindi qualcuno potrebbe salvarsi, secondo lei? Per le quali a questo punto si potrebbe trovare il modo di capire se, essendo non più in terreno elevatissimo, P4, rischio, ma ad esempio in terreno agricolo, se possono rientrare nella legge regionale. Le ruspe del prefetto non le colpiranno. Ma lo sai che sai che sta accadendo adesso, Massimo, su questa cosa? Io lo dico perché, al di là adesso di chi andrà a fare il sindaco, voi avete creato un problema di una tale gravità per mancanza di attenzione che è molto evidente. Io aspettavo che tu dicessi questo. Uno. Qual è? Vasche di espansione. 60 milioni di euro per realizzare 60 presentato Goio, che è venuto in commissario per esatto, il commissario cioè non che in commissione, lo sto seguendo, 60, presso il CIPE, sono 60 milioni. Sono 60 milioni. Velocemente posso dobbiamo dire, velocemente cosa, dobbiamo siccome non abbiamo il Rio delle Amazzoni. Sì. È previsto è un progetto contrastato quello delle vasche. Sì. Magari sistemando gli argini e rifacendo il letto del fiume con qualche decina di milioni in meno, per lei non serve. Il problema si risolve. Guarda caso, era l'inizio dei progetti di Goio, che poi sono diventati invece le vasche, 60 milioni. Sì. Non solo, ma attenzione, qui bisogna dire con chiarezza una cosa. Sulle aree bianche non esiste nessuna norma del comune, ma un atto di indirizzo, quindi siamo al diremo e faremo, per cui si procede ancora con i commissariamenti. Manca la microzonazione però. Sì, sì, ma intanto il TAR procede con... Però perché quello sì. Il TAR, no, tu hai fatto, Massimo, se è scappato un dettaglio, ci sono decine di commissariamenti dovuti che procedono. Quello non ci piove. Però, regione, in questo caso, aspetta che arriviamo. Purtroppo, ma se aveste fatto qualcosa dopo la legge, la delibera 145, vi siete resi conto che avete fatto? No, perché voi già avete fatto... muovere prima. No, il problema è un altro. Voi oggi non avete fatto quella cosa che doveva essere fatta necessariamente, cioè dare la possibilità a chi dopo i 36 mesi e un giorno non rientra più nelle condizioni di inagibilità. Questi da questo momento in poi sono sottoposti a
demolizione, perché voi non avete fatto nulla che potesse anticipare questo fenomeno. Mi spiego. È così? Dobbiamo cambiare tema. Facciamo rispondere. Questa cosa è importante. Lo decido io se cambiamo tema. Facciamo sì, rispondere 140, il sindaco. Però gli chiedo una cosa. La 145 ha detto solo fine della realizzazione. Rientrano tutti quelli che hanno la casa agibile, restano quelli che non hanno casa inagibile. E tutti quelli che a 36 mesi e un giorno si trovano nelle condizioni che non avete normato, che fanno? Lo chiediamo, un minuto per rispondere. La 57, la 57 è, resta la 57. La 145 non ha annullato la 57, cioè quella che dice di farlo, ma ha detto basta perché l'emergenza non c'è più. No? Adesso per costoro, questi sono tutti nel momento al procedimento, in cui io riacquisto l'agibilità sismica sì. della casa, a questo punto non posso più tenerla. Nel frattempo però, in questa fase, il Comune dell'Aquila, proprio perché deve capire che cosa sta succedendo, anche perché, guardi, queste delle aree a vincolo decaduto, appena la Regione dà la microzonazione diventa un atto, per cui ad esempio molte di queste case assumono questo... Ma dovrei fare un atto saranno... propedeutico a questa fase? Questa, oppure questi non sono... senza norma. Assumono norma. Quindi questa possibilità. Noi a questo punto siamo anche... pensando e probabilmente di andare a questa verifica, contemporaneamente i cittadini sanno che il manufatto, a meno che non rientrano in queste possibilità che si stanno aprendo rispetto, ripeto, quelle vincoli decaduto o altro, sanno i cittadini che hanno avuto delle B e delle C, in questo caso che il manufatto non lo possono più tenere. Però noi in questo momento vogliamo fare la verifica attenta. Perché anziché andare direttamente con le ruspe, vogliamo capire salvarne se di fatto che no, lo dovevate fare prima. Poi non andiamo e lo a fare creare prima. Un danno rispetto a un cittadino che potrebbe avere. Ma gliel'avete già fatto il danno, Massimo. Dopodiché, fatto gli, quello che sta invece intervenendo in questo momento e si vede sui giornali sono gli interventi sugli abusivi puri. Sì. Molti sono di fuori città che avevano pensato di farsi la detto, casa qui. L'abbiamo detto. Questo abbiamo detto. Sui quali invece sta agendo in questo momento direttamente l'autorità giudiziaria, perché come lei sa il reato di abusivismo edilizio procede per conto suo, perseguibile d'ufficio, ma per vostra inefficienza avete messo nelle stesse condizioni quei poveri che a 36 mesi un giorno cambiamo non tema. Si trovano nulla cambiamo che tema. Cambiamo tema perché non è un problema, penso che abbiamo indovinato, avete visioni differenti. Vabbè, dobbiamo volare perché siamo in chiusura. Parliamo di apparentamenti. Sì. Polemica su accordi, liste della spesa, papelli, diciamo così, nell'accordo con Pizzini. Nell'accordo saltato. Pizzini sarebbe Pizzini. Presupporrebbe qualcosa di peggio. No, vabbè. Futuro Libertà. Le chiedo, con l'Italia dei Valori c'è lo stesso tipo di accordo? No, con l'Italia dei Valori l'accordo è che entra a pieno titolo nella coalizione, come ho fatto nel 2007. Tutte le forze che hanno un consigliere comunale devono essere presenti in giunta. Questo mi dette tanti problemi l'altra volta, però io credo che in giunta ci debbano essere tutte le sensibilità delle forze politiche che hanno raccolto un consenso in coalizione. Nell'ambito della coalizione. Si è pentito di questa email? Dunque, aspetti, la vicenda di Free, molto prima delle elezioni del primo turno, i due segretari regionali che stanno ragionando anche con l'UDC, che ha questi piedi in due scarpe nelle varie città, ragionano su alcune cose. Sì. Sottoscrivono un documento che io mi sono rifiutato di firmare. E che conoscevi? Quando l'ho conosciuto mi sono rifiutato di firmare. Io ricordo il giorno di sabato prima delle elezioni. Però l'avrebbe subito se tutto fosse andato liscio questo documento? Assolutamente no. No, perché infatti fa una mail per dirglielo. Però veramente. Prego. Non l'avrei subito perché altrimenti io ricordo che alla vigilia proprio del voto, il venerdì e il sabato prima del primo turno, Verini più volte mi chiamò dicendo metti questa firma, e io gli dissi io questa firma la metto perché veramente è un mercanteggiamento del quale io non mi ritrovo. Quindi lei butta tutte le colpe su Paolucci, sul segretario regionale? No, loro si sono mossi con Toto su questa ipotesi, come ne succedono tante altre, ma che io ma non è giusto ho sottoscritto questo, anche lei. Perché è giusto? No, non è stato, probabilmente non è una cosa né bella né elegante, soprattutto per un altro fatto, che prima di andare a questa cosa probabilmente ci voleva un incontro con il sottoscritto che avrebbe detto che queste cose non le faccio per un semplice motivo, perché questo era un film che io avevo già visto nel 2007 quando Verini
eletto, no, con me, cambiò. Margherita. Perché non si può presentare con la Margherita un elenco della spesa che leva spazio ad altri. Anche perché la mia idea, e veniamo alla lettera che invece io ho scritto a Toto, la mia idea sarà quella, chiaramente, rispetto alla base programmatica, di creare con le persone che stimo, che sono delle risorse e sulle quali si può condividere il programma, di allargare il più possibile. Vuole fare il minestrone anche lei allora? No, no, attento, assolutamente no. Esistono alcune competenze, alcune affinità politiche reali con le quali puoi dialogare. Torniamo ai valori del nostro primo incontro di cui parlavo. Esatto, ai valori del PD. Dopodiché, ci arriviamo. A questo punto, se ci arriviamo. A questo punto, senza molte ipocrisie, io ho dei contatti con Toto, come ho avuto dei contatti dopo il primo turno con Di Cesare, ho chiamato Vittorini anche per un fatto di educazione, ho sentito Properzi, con tutti, ho sentito, sì, anche per un fatto di educazione, questo l'ha fatto anche De Matteis, ma guai se non, però, cioè, è anche brutto se non lo fa. Dopodiché con Toto c'è stato, Toto mi rivendicava questo accordo che io non avevo sottoscritto. Dopodiché io scrivo a Toto dopo una lunga serie di telefonate, lui mi dice: mandami una mail. Io capisco che metto nero su bianco, però senza problemi, molto alla luce del sole, perché io di questa cosa avevo parlato nell'assemblea con circa 200 fra i miei candidati. Però non temeva che la figuraccia avrebbe coinvolto anche lei, comunque? No, anche aspetti, lei è del PD in fondo. Se io scrivo una lettera a lei, mi perdoni. Sì. Se scrivo una lettera a lei e se lei firma una cosa e poi la fa uscire, credo che il problema sia il suo e non il mio. Certo. Io ho mandato una lettera a un parlamentare. Però, mi scusi. Anche lei è del PD. Ho però, mandato, sì, ma io non l'ho firmato, mi scusi. Sì, sì, sì. Dopodiché io scrivo a Toto dopo una lunga serie di telefonate in cui gli dico, quello, gli ripeto, quello che io gli ho detto al ballottaggio non mi interessa quello che fate, anche perché non è che smuove molto. Stiamo parlando di una piccola percentuale. No, ma voglio dire, non mi interessa strappare una dichiarazione di voto, per cui gli scrivo, indipendentemente da quello che saranno le vostre scelte al ballottaggio, cioè nel senso, chiaro, fosse andato De Matteis era apparentamento, certo, ma anche non se voi andati, non, li ho non fatti, dichiarato non ieri ha appoggiato te, ma non no, li hai fatti tu. Io scrivo e scrivo indipendentemente da quelle che saranno le vostre scelte. È la giornalistina questa che propone, al fine di perseguire il prioritario interesse della coalizione, che deve essere ampia per affrontare le drammatiche sfide della ricostruzione, le elezioni del giornale. Io comunque ho deciso, comunque dopo darò tre postazioni di governo, perché mi voglio dentro. È chiaro che quando tu stai in maggioranza dai delle postazioni, perché è anche un modo di mettere un fatto normale, però anche dico, è una lista. E dico, scusa, spero comunque, ripeto, questa decisione è un mio impegno morale oltre che politico, in cui non ho chiesto a loro di apparentarsi né di fare una dichiarazione di voto. Io non chiedevo che Verini dicesse noi ci schieriamo con Cialente, potevano fare benissimo come hanno fatto Vittorini, come ha fatto la Blundo, come di fatto ha fatto Di Cesare. Di Cesare ha solo comunicato che andrà a votare, sì, ma non ha assolutamente detto se andrà a votare per me o per Giorgio. Anche Mancini ha fatto questo. Comunque. E anche Mancini. Una domanda secca per Mancini, chiudere. Mentre l'Italia dei Valori si apparenta e la lista, sì, L'Aquila oggi si è apparenta, dentro di voi, Mancini dice individualmente: io andrò a votare, però ha detto testualmente né con Giorgio né con Max. Sì, sì. Questi sono, sta sulla vostra di GDM, se non arriviamo. GDM né con Max, qua, per arriviamo. Cui è Max. Quindi io non gli ho chiesto l'apparentamento, io dato bene, che parlavo bene, con posso. Un segretario arriviamo. Politico, io gli ho detto quella che è la mia proiezione per quando il 22 io vincerò. La mini lista della spesa. No, non è una mini lista, io gli ho detto, sono tre posti, poi vorrei specificare il fatto, io ho pregato in ginocchio, sì, e poi abbiamo scoperto che purtroppo è incompatibile perché il presidente della scuola SCE, che ha un rapporto con il centro di Luigi Faccia, io ho chiesto a Luigi Faccia, per cortesia personale, di entrare nel centro turistico del Gran Sasso, perché in questi anni, nonostante egli fosse un consigliere, ha votato spesso la vostra maggioranza, no, ha avuto la mia delega a seguire le vicende del Gran Sasso, perché chi più di Luigi Faccia può conoscere tutti i meccanismi, e io devo dire che mi, che mi aveva dato una grandissima mano, per cui se io dovessi mettere su, mi scusi, un sito come questo, probabilmente io
chiederei a lei di venire a farmi da giornale, perché l'ho vista alla prova, capisce? Mm-hmm. Quindi io questa cosa di Luigi, va bene, anche se magari fosse andato con Giorgio, io gli avrei chiesto comunque di entrare al centro turistico. Beh, può farlo ancora, perché, può farlo ancora. No, perché abbiamo scoperto 3 giorni fa che è incompatibile, perché si è scoperto che la scuola sci, la scuola sci è legata al della quale egli è presidente. La scuola sci esiste da 3 giorni. Un'ultima cosa. È presidente. Abbiamo capito. Ha un rapporto con diretto col centro turistico, per cui un'ultima cosa, ed è un peccato. Un'ultima cosa, mi serve un sì o un no. Questa vicenda nel complesso le porterà voti in meno? Ma non lo so, io l'ho fatta a luce e sole. Fra l'altro, guardi, quando in questi quindi giorni, no. No, non credo. È un no. Grazie. Posso. Sì, mi porterà voti in meno di quindi due voti, almeno due voti in meno. Almeno due voti in meno. Piano piano. La domanda è un'altra. La domanda è un'altra. Il suo accordo col PDL prevede posti, presidenze, poltrone, una lista della spesa, papelle e quant'altro? Molto interessante la domanda. Intanto siamo partiti da un presupposto di coerenza e di incoerenza. Io ho detto fin dall'inizio non avrei fatto apparentamente, perché mi sembrava logico, anche dovuto al fatto che ero partito fin dall'inizio dicendo che per me la coalizione già era di fatto ampia, il famoso minestrone degli altri che oggi diventa utile a tutti, e comunque avevo detto fin dall'inizio, scritto nel programma, che per me anche le altre forze, quelle d'opposizione naturalmente, erano da responsabilizzare attraverso delle indicazioni da parte del sindaco di deleghe operative specifiche. Questa cosa nota. Scritto sul programma, quindi non c'era bisogno di prebende o di mettere la bancarella. Qui è accaduta una cosa di una gravità estrema e vorrei che la città lo capisse bene. I signori Paolucci, segretario del Partito Democratico, cioè il partito del sindaco, e il signor Toto, che è il segretario di Futuro e Libertà, uno di Chieti e uno di Pescara, guarda caso come sono uno di Chieti e uno di Pescara quelli che sono venuti a imporre all'Italia dei Valori l'apparentamento, il senatore Mascitelli e il consigliere regionale Costantini. Questi quattro signori hanno di fatto, attraverso la connivenza dei signori che del PD, sindaco compreso, vivono in questa città, svenduto la città, perché voglio che gli aquilani sappiano bene quello che scrivono. Gli aquilani non sanno questo documento perché no, è uscito sui siti. Non credo, sì, sì, questo è uscito completo. Le dico prima una cosa, poi parla lei. Prego. Però anche Picconi e Chiodi hanno imposto a Magliocco e Giuliante l'accordo con lei. Infatti non abbiamo fatto apparentamenti. Politico. Guarda caso. Poi mi succede. Quindi il regionale impone sempre sul locale, vince sempre. Però io non faccio apparentamenti. E soprattutto una cosa, per fare gli apparentamenti non mi vado a vendere la città, perché possono dire al signor Magliocco o al signor Giuliante di fare l'accordo magari, però non possono. E magari non la votano lo stesso. È chiaro, perché hanno già votato altri, quindi non sarebbe una novità. Nella consapevolezza, il protocollo d'intesa per la rinascita della città, secondo il segretario regionale del PD, che secondo me dovrebbe dimettersi, oggi si dovrebbe dimettere, perché da quello che dice il sindaco Cialente, o il sindaco Cialente vive una realtà parallela, o il sindaco Cialente dice una cosa non vera, perché nella consapevolezza di quanto scritto, cioè il protocollo d'intesa per la rinascita dell'Aquila, i rappresentanti dei partiti FLI e PD e i rispettivi candidati sindaci prendono un impegno. Però che la firma non c'è. Attenzione. Qui è ancora più grave, perché appena detto il sindaco di questo accordo ne era consapevole, allora lui doveva, proprio perché dice di difendere la città, dire che il suo segretario regionale doveva cancellare questo accordo, non solo. Ma attenzione, il signor Paolucci, che ne ha parlato col sindaco, si impegna per conto del sindaco dell'Aquila, che non dice nulla se non oggi perché sono usciti questi documenti, a nominare il tecnico con adeguato curriculum della struttura tecnica. Non si nominano con evidenza. Si è un po' allargato. No, ma tanto allargato, soprattutto andando anche oltre la legittimità. Non l'ho voluto. No, tu questo ne eri consapevole e sei stato zitto. E tu hai fatto accordi con Chietini, Pescaresi, per accordi regionali, per accordi romani, vendendo la città. Ma lei ci ha litigato con Paolucci? Scusi, posso dire una cosa? Abbia pazienza. Scusa, io incontrai Paolucci. Diventa difficile poi è venuto far capire. Quando è venuto? Vi siete scontrati? No, assolutamente. Certo. Lui mi disse che Toto chiedeva anche venire, chiedeva firmare. Io disse: guarda, questa cosa non la firmo, perché io queste cose hai non fatto le peggio. Voglio, non le è stato peggio. Dopodiché peggio. Voglio dire che fosse una cosa della quale si discuteva. Ne abbiamo parlato nell'assemblea che abbiamo fatto anche con gli altri, e con tutti i partiti, tutti i candidati. L'assemblea è espressa, io
parlare di tutte le posizioni, raccontare la mia telefonata a Vittorini, nella mia relazione con Di Cesare. Comunque, che m'ha detto, non ha avuto uno scontro con i vertici del PD lei su questo? No, assolutamente. Certo, io perché... mi sono rifiutato di firmare questa cosa. Dopodiché, ad esempio, anche l'apparentamento con l'Italia dei Valori, sì. Su quello... questa cosa mi ha colpito molto, che anche i partiti che poi ci hanno rimesso, anche due consiglieri, la scelta politica è stata di dire cerca di fare apparentamento con l'Italia dei Valori perché è un fatto politico. Su questa vicenda Verini invece c'era stata una chiusura assoluta. Ma Chieti a Teramo e Chieti a Pescara si spartiscono l'Aquila? No, assolutamente. Mi pare proprio di io no. Certo. Al contrario... Al contrario, meno male. La stessa meno poi, male. La posizione d'Italia dei Valori, sì. Dell'apparentamento, meno male. Con la grande freddezza di, devo dire, di Angelo Mancini, sì. È stata decisa nell'assemblea delle due liste. Certo, a larga maggioranza, ce l'ha dichiarato. Tranne tre persone. L'ho detto noi. È possibile. Quindi è stata decisa, quindi credo, al contrario, voglio dire, ma non mi piace parlare degli altri. Io credo che mentre da noi, forse ci sono ingenuità mie perché io mi fido, l'ingenuità, una lettera, la scrivo senza pensare, anche perché ripeto, le conseguenze possono essere pesanti. Le conseguenze, guardi, sono pesanti nel momento in cui qualcuno la manda, coprendo ad esempio da chi va a chi va. Questo io la talpa. La talpa, no, questa è stata inviata a Enrico Verini che ha deciso di fare questa cosa, però ripeto, non è un problema. Io quello che rimarco è che in questa situazione, mentre io ho cercato di continuare e ragiono nella mia testa, con la mia autonomia locale su un disegno politico, altri in questa città sono intervenuti, altri hanno deciso, per quanto riguarda complessivamente il centrodestra e anche le sue liste, da fuori, al punto tale che le tensioni che hanno provocato hanno distrutto un partito che non esiste più. Beh, ma sono intervenuti dall'alto proprio perché il partito era distrutto, però al contrario semmai. No, mi scusi, le posso dire una cosa, ma poi va. Questo si ricostruirà. L'8%. Se lei ha fatto caso, sì. Da quando sono partite le primarie alle elezioni adesso, ad esempio il PD, che veniva da momenti non facili, anche con delle tensioni interne, si è molto rafforzato, perché di solito momenti elettorali vissuti con un minimo di entusiasmo, mm-hmm. Io credo che rinforzano i partiti, certo. Perché? Perché si trova entusiasmo, escono fuori nuove figure, ad esempio noi abbiamo avuto questo grande successo dei giovani, che è una cosa che mi riempie anche di ottimismo, di speranza. Io non credo che fosse un partito che non esisteva. È chiaro che nel momento in cui addirittura esponenti nazionali importanti del PDL magari mettono proprio uomini in lista di un altro candidato, lei capisce che, lei pensi se fosse successo dentro il PD ad esempio, che non so, una parte del PD avesse messo in liste persone nelle liste di Mancini o di... Beh, insomma, di il centrosinistra non è stato proprio compattissimo, però, perché no, c'è stato opposizione solo una feroce scelta, alle primarie, l'ITV da sola, insomma, sì, però non è un quadro granitico. Forse diciamo. Si comincia a capire in questi giorni anche la posizione politica di Angelo Mancini. Si comincia a chiarire, io credo che come ieri... Ma lei pensa a fare un gruppo a parte, come ha vagheggiato anche se ha smentito? Pensa che uscirà? Ma lui ha minacciato il battitore libero? Anche nell'assemblea, credo, l'ipotesi di poter uscire all'Italia dei Valori. Tra l'altro credo, ne parlavo ieri anche affatto, con Giuliano Tomassi, che sì. Lo riconosceva, che questa scelta di essere andati un po' così, uscire all'improvviso dalla coalizione, condurre la corsa da soli, secondo me non ha giovato nel risultato elettorale. Probabile. Anche perché loro credo si aspettavano sia... Ma Verini sta voterà De Matteis a questo non momento? Non lo so, chiedetelo a lui, io non l'ho chiesto. Non ci ha parlato lei? No, non l'ha chiesto. Detto ieri, io l'ho non l'ho chiesto. Il problema è che io non c'ho un voto in più lei allora. Beh, spero di averne anche qualcheduno in più, soprattutto perché io non ho dovuto aprire la bancarella per vendere. Non ho avuto la necessità di vendere la città con la connivenza di chi la rappresenta in questo momento, grave, nel perfetto silenzio, perché questo accordo di rinascita per la città è la svendita della città decisa da un signore che fa il segretario regionale del PD, Toto, certo. Non lo so chi rappresenti, vabbè, perché insomma mi sembra che il suo partito in giro per l'Italia abbia qualche difficoltà, sì. Ma il PD oggettivamente svende la città dell'Aquila.
Poi vengono altri due, sempre da Pescara e Chieti, ma sempre con l'interesse alla regione l'anno prossimo e con però e a Roma. I vertici locali sono stati ben contenti dell'accordo. Chi? Del partito, di il segretario chi? De Santis. Ah, De Santis, magari vorremmo raccontare De Santis quando avremo il piacere di sentirlo dopo le elezioni, sì. Se è possibile averlo insieme qui De Santis per poterci parlare un attimo, magari. Soprattutto magari chiedersi come mai Mancini, sempre più silente, sempre più distaccato, sempre più distante, magari ha portato alla costruzione della coalizione, e chiedersi se i candidati oggi la condividono, la posizione di De Santis, che non si è neanche candidato e aveva dimenticato di firmare. Sì, ecco, si è dimenticato una firma. Ma il sindaco giustamente ha dimenticato, cosa, stiamo chiudendo. Prego, ha dimenticato di leggere nel dettaglio la sua mail, fatta senza pensare. Vabbè. Come senza pensare? No, hai scritto tu, una lettera scritta senza pensare. Me lo sono appuntato perché no, resterà nella storia. Scusami, fammi finire. Era spontanea in questo senso. Senza pensare. Senza pensare. Era spontanea. A rischio delle senza conseguenze. Pensare. Senza sì, infatti, complotto. Un complotto. Pensa tu, il complotto adesso c'è nei confronti di un sindaco che prima c'è un segretario del quale connivente che se svende l'Aquila e poi dice, come se niente fosse, perché non l'ha letto prima, ma credo che all'Aquila faccia piacere sapere come si amministra la città. Online, eh? Una presidenza che la decide. La listina sì, della sì. No, ma diciamolo che cos'è. Una presidenza di azienda ad Enrico, immediatamente la vicepresidenza del centro turistico a Faccia, che abbiamo scoperto tre giorni fa. Sì, ce l'ha spiegato. Certo, ci ha spiegato la vendita della bancarella. Ah, ecco, appunto. E successivamente, sempre a Faccia, la vicepresidenza della Gran Sasso Acqua. Insomma, svendiamo un po'. Postazione molto ambita perché con retribuzione superiore a quella di un assessore comunale. Quando un sindaco della città dice che questo è il modello di amministrazione, cioè vattene là che pigli più soldi di qua e soprattutto lo mette come se fosse la vendita su una bancarella di prebende. Beh, se questa è l'amministrazione, se, il cambio di cosa se questa l'avrei fatto? Ti fa evidentemente farti votare, perché poi dici no. Cosa che hai dimenticato di dire. Ripeto, questa decisione è un mio impegno morale, alla faccia della moralità nel dare le prebende, oltre che politico. E vai, giusto perché quell'altro Paolucci, Spero comunque che possa tranquillizzare entrambi i tuoi esponenti locali. Chissà perché dovevano essere tranquillizzati. Perché? Abbiamo finito. Non gli ho chiesto, sì, scusa. Non gli hai chiesto nulla. Io 30 secondi. Adesso, guarda, tu la puoi girare come vuoi. No, io non la giro. Io scrivo, io la leggo, con le telefonate. Io la leggo. Io non ho chiesto. Certo. E sia ben chiaro. Tu hai avuto un partito che ci ha venduto. Non un altro partito che è venuto. Per favore, dai. Stiamo chiudendo. Stiamo chiudendo. Di alla città piuttosto. Sai bene che la tua avventura. Una svendita. Io stiamo non chiudendo. Sono andato a Roma una svendita. Noi non, mi non sarebbe faccia a Roma. Faccia lascia senza il rissone finale. Nulla. Ringrazio Massimo Cialente. No, aspetti. L'hai io non ho chiesto nulla. Tu io. Hai chiesto di farti votare e qui si configura anche qualcosa di più che va oltre. 10 secondi e chiudiamo. Io a questi signori il tuo partito non chiedo come scrivo e come cioè, ho detto gli a hai offerto prebende per tranquillizzarli per il dopo indipendentemente da certo gliele offri oggi per il dopo quando prima. Io e non mi interessa detto più volte a Toto ho detto non fate dichiarazione di voto non mi interessa era sul dopo infatti vengono vendute infatti questa cosa dimostra che io lavoro alla luce del sole su un progetto ma politico. Il tuo partito è contento che tu ti sei non venduto. Hai apparentato perché tu, la Mannetti te basta, la ma basta, tu, basta, lo basta, sai, ma non grazie pensa ai tuoi badanti. Ringrazio Massimo Cialente. Ringrazio Massimo Cialente. Ringrazio Giorgio De Matteis. Abbiamo finito. Pensa a chi vendi. Abbiamo finito. Pensa al tuo pensa a chi vendi. In bocca al lupo a tutti e due e buon voto agli aquilani.